la porra. Ah, Giuseppi, te sbrighiamo con sto fernette. Sto arrivando. Doveva colpirla più al centro. È corta, dottore. Senti un po', ma che sai, gioca pure a biliardo tu? Ah, no, ma se ho ben capito, con la palla bianca deve colpire la pallina blu che deve buttare giù quei birillini, è così? Bravo, sei proprio una ragazza intelligente. Ah. Sai che famo adesso? Se famo una partitina, eh? Ah, volentieri, ma non ha soldi però. No, no, ma qualche cosa ci dobbiamo caricare, se no non c'è gusto, non ci si diverte. Ma tanto non te devi preoccupare, sai Giuseppe, è facile, è facile. Come vuole, dottore. Facciamo 5.000? No, famo 50.000, se no non mi diverto. Tieni, questi sono i miei. Oh, se non sbaglio ha bevuto. Sono 4 punti a me, vero, dottore? Catte. Guarda che il pallino sta sotto, non puoi picchiare. Sì, però se io faccio un calcio di rinterzo posso bocciare. Che dice, provo? Guardi come cadono i birillini. Sono 10 punti a me, vero dottore? Sì, sono 10 punti a te. A chi tocca? Il punto è mio. Tocca ancora a te. Sbrigate. Che dice, boccio? Io boccio. Ma lo sa che aveva ragione lei? Non è difficile, dottore. Certo, io non gioco bene come lei, ma per essere la prima volta... guardi, dottore. Filotto, un pirolino e una palla in buca. Vado per uno. Rimetto a posto i birillini. Tocca a lei, dottore, prego. Olè! Falla fuori, punto a me. Ha perso, dottore. Hai visto come sta bene in carne la nostra Giuseppina, eh? Guardala, guardala, scoppia proprio di salute. Pelle di velluto, bel petto pienotto, belle bracciotte tonde, chiappe di marmo, gambe toste e palle qua!